due palazzi, un teatro, il corso. Conoscere una città significa scoprirne i luoghi, i monumenti, gli edifici e le storie delle persone che li hanno costruiti e vissuti. Siamo in Corso Bettini, la via Salotto che cambiò il volto alla città. 26 maggio 1784. Nel nuovissimo teatro sociale sta per andare in scena il primo spettacolo. La città è in subbuglio. All'emozione dell'evento si aggiunge un'altra importante novità. L'edificio è stato costruito su una via che solo pochi anni prima non esisteva. Una strada sulla quale Rovereto ha scommesso molto. Di quale scommessa si tratta? Per rispondere, riavvolgiamo il nastro della storia e torniamo alla metà del 1700. La città è all'apice del successo. Il commercio della seta sta portando fiumi di denaro. Un anno dopo l'altro sono stati costruiti nuovi palazzi, belli, eleganti e prestigiosi. Ma non basta. Agli occhi del viaggiatore che arriva da lontano, Rovereto appare ancora come un piccolo borgo stretto attorno al proprio castello. Per l'elite della città questo è inaccettabile. La ricchezza ha reso ambiziosi i cittadini. Ma non è una vanità che nasce dal potere del denaro. Il benessere ha portato a Rovereto anche scuole e conoscenza. Nel 1750 è stata fondata l'Accademia degli Agiati per promuovere le scienze, l'arte e le lettere. Amministratori, nobiltà e imprenditori condividono un progetto straordinario che farà dimenticare a tutti la vecchia Rovereto. Per ammodernarsi ed essere alla moda, la città sogna una via di rappresentanza. Il nome della via è già pronto. Si chiamerà Corso Nuovo. Sui due lati della strada iniziano a crescere costruzioni come mai se ne erano viste prima da queste parti. E nel 1784 termina il più ambizioso fra tutti i progetti. Rovereto inaugura il suo teatro. Due anni prima, il conte Francesco Alberti Poia e l'industriale della seta Luigi Carpentari hanno acquistato il lotto su cui costruirlo. Poi, una dopo l'altra, le famiglie più ricche mettono i soldi per finanziare il cantiere. Hanno comprato sulla carta i 66 palchetti del primo e del secondo ordine. Al termine dei lavori si accomoderanno in un teatro alla moda, disegnato da Filippo Maccari, un allievo dei Bibiena, i celebrati maestri di molte architetture teatrali di tutta Europa. I roveretani si sono dimostrati all'altezza dei propri desideri. Il teatro sociale è il primo teatro del Trentino. Lo spettacolo d'esordio è un dramma giocoso, Giannina e Bernardone del maestro Domenico Cimarosa. Da quel giorno il teatro sociale è il faro culturale della città. Intanto, sulla via, la sfida tra architetti e committenti è aperta. In pochi anni, il corso cambia la città, i suoi riti e la sua immagine pubblica. Due palazzi sul lato nord del corso ci fanno capire quanto seria fosse quella sfida. Il primo contendente è Palazzo Piomarta, maestoso anche in una città più grande di Rovereto. A sfidarlo, dall'altra parte della strada, c'è Palazzo Alberti Poia. Nell'edificio, iniziato nel 1778, assieme al conte Francesco, vive la baronessina Eleonora Piomarta. Stucchi, pitture mitologiche e finte prospettive abbelliscono il piano nobile di Palazzo Alberti. Oggi questa strada è conosciuta in tutto il mondo grazie al MART, il Museo di Arte Moderna e Contemporanea, progettato dall'architetto svizzero Mario Botta. I palazzi Piomarta e Alberti Poia ospitano spazi espositivi, uffici e le aule dell'università, mentre al Teatro Zandonai ogni anno vanno in scena festival internazionali, concerti e spettacoli teatrali. Lo spirito con cui i promotori hanno dato vita al progetto di Corso Nuovo ha segnato il destino di questa via. Lungo i suoi 160 metri, Corso Bettini ha realizzato l'auspicio dei primi soci dell'Accademia degli Agiati, fare di Rovereto la città delle scuole e del sapere.